Comune di Cocullo e il sindaco Sandro Chiocchio. Oggi è una giornata importantissima per Cocullo perché la festa dei Serpari è un rito antichissimo, è anche un'occasione per far venire tante persone a scoprire il nostro territorio, è famosa nel mondo, si incontrano sempre anche turisti stranieri ma anche molti documentaristi. L'organizzazione ormai dopo anni è capillare, anche perché insomma è tanta la gente che raggiunge il posto anche con i treni, 8 treni speciali. Oggi l'unica cosa che può aver dato un po' fastidio è la pioggia, però in realtà io ho visto che comunque non si demorde, ci si mette addosso anche un pezzo di plastica e a Cocullo ci si arriva. Sindaco, secondo lei perché? Allora, certamente perché c'è un attaccamento forte non solo dei cocullesi a questa festa ma di tutti coloro che annualmente vengono a ritrovarcelo, vengono a rendere onore al nostro santo, perché è un'atmosfera particolare, un'atmosfera che unisce il mondo naturale a quello umano in un modo che altrove non si trova, insomma. Quindi c'è un santo veneratissimo, c'è questa tradizione antichissima, il rito dei Serpari, che sono centinaia di anni che si porta avanti e che noi con fatica, essendo pochi, continuiamo però con molta caparbietà a portare avanti, e l'attaccamento delle persone è straordinario. Io ripeto, annualmente vedi sempre più gente, ma vedi sempre anche le stesse persone che ritornano perché vengono avvolti da questa atmosfera che le riporta qui tutti gli anni. Sindaco, le chiedo questa candidatura come patrimonio UNESCO, come la supporta? Allora, diciamo, questo era un percorso che si era avviato alle spiegate qualche anno fa e poi ha avuto un periodo di stop, di pausa forzato dovuto alla mancanza di collegamento forzato dovuto al Covid, no? Quindi c'è stato comunque un rallentamento, come si è fermato un pochino tutto. Quindi siamo ripartiti, questa volta però più orientati non alla salvaguardia urgente ma alla lista rappresentativa, e in unione con gli altri comuni del territorio e con i comuni e le comunità che insieme a Cocullo venerano San Domenico, abbiamo creato una rete che supporterà la candidatura e, diciamo, porterà avanti questa azione che purtroppo è stata interrotta a causa forza maggiore. Presidente, è sempre una tradizione, un rito davvero importante, no? Per l'Abruzzo, quello della festa dei Serpari di Cocullo, perché è anche un momento di condivisione, anche, oltre che di spiritualità, ma anche di tutto questo. Intanto si attendeva con grande ansia, insomma, erano dopo gli anni della pandemia, il rinnovo di questa tradizione, ed è davvero stupefacente vedere come, nonostante la pioggia battente dall'inizio del mattino flagelli tutta la regione, qui ci siano migliaia e migliaia di persone che con devozione, con attenzione, con curiosità anche stanno partecipando a questo rito, stanno prendendo l'acqua e il freddo, ma vogliono partecipare e rinnovare questa millenaria tradizione che noi abbiamo il dovere di conservare, tutelare e tramandare anche per i posteri. Tu ti chiami? Io sono Gianluca. Gianluca, e da quanto tempo sei serpa? Da quando avevo 6 anni, mio padre me l'ha passata come tradizione, pure a mia sorella, facciamo pure noi ora, prendiamo i serpenti e veniamo a San Domenico. Quanti anni hai? 16. Beh, quindi insomma è già una bella esperienza. E Gianluca, per chi pensa che questa sia anche una forma di tortura, diciamo così, no, per gli animali, vogliamo spiegare bene come si distingue questa festa dei Serpari? La nostra festa innanzitutto serve perché si parla per una questione europea, perché ogni anno vengono ritracciati i serpenti e microchippati per vedere le loro condizioni di vita, se hanno malattie e per vedere quanti se ne riescono a riprendere quest'anno, per vedere la popolazione. È una forma di monitoraggio, insomma, che tutela i serpenti? Sì, li tutela che è stata formata dall'Unione Europea questa questione, e quindi abbiamo un permesso europeo per prendere questi serpenti solo durante questo periodo, per poi rilasciarli il periodo dopo. Noi non li possiamo tenere perché è illegale proprio pure per noi di tenerli a casa. Questo l'hai preso quando? Questi li prendiamo, allora ci danno un mese prima, cioè ad aprile, il primo d'aprile si possono iniziare a prendere i serpenti, soltanto per chi c'è il permesso, e poi vengono rilasciati il mese dopo, la settimana dopo. Ma dove vengono custoditi? Noi li custodiamo in una teca adatta per i serpenti, data dal comune, che tiene acqua e li diamo da mangiare. Loro riescono pure a sopravvivere mesi senza cibo, ma noi gli diamo da mangiare.